La resistenza sismica di un edificio in legno è un argomento molto interessante da studiare. Prima di tutto perché l'edificio in legno è leggero, l'azione sismica è direttamente proporzionale alla massa della costruzione, quindi viene da sé che se un edificio pesa meno, meno è l'azione sismica che colpisce l'edificio. Secondo aspetto, proprio perché pesa meno, è possibile anche costruire un edificio in legno laddove i terreni non presentino resistenze elevate di capacità portante o che possono avere dei cedimenti importanti, proprio perché la leggerezza fa sì di avere delle fondazioni, tra virgolette, non troppo robuste rispetto all'edilizia tradizionale. Ai fini dell'azione sismica, l'edificio portante in legno a tutti gli effetti è un edificio a pareti portanti. Cosa significa? Significa che la progettazione di un edificio in legno deve essere fatta in piena sinergia con il progettista architettonico, strutturale e impiantistico, in quanto c'è la necessità di avere in entrambe le direzioni la presenza di muri portanti. In questo modo garantire la scatolarità dell'edificio il più possibile o garantirne laddove è possibile la regolarità fa sì di ottenere un comportamento duttile e quindi ottimale per il fabbricato alle azioni sismiche.